Ciao e benvenuti in un nuovo video di Miss Bianquara, il canale di illuminazione dove ti insegni a applicare le leggi attrazioni in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Io sono anche su Instagram e su Facebook, sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube, specialmente su Instagram ogni giorno posto frasi mantra, meditazioni, video e soprattutto le storie del mio team Koala, le storie successe del mio team Koala per dimostrarvi che persone come voi, non alieni o chissà persone con superpoteri, manifestano ogni giorno ciò che desiderano, grazie ai miei insegnamenti e soprattutto alla loro forza di volontà e disciplina mentale. Inoltre è attivo un servizio di consulenza specializzata appunto nel rimuovere i blocchi, individuarli e rimuovere i blocchi che avete dentro di voi e che si frappongono fra voi e ciò che desiderate manifestare. È un prezzo piccolo scontato per un breve periodo, decine di volte hanno già utilizzato con successo e trovate il link di riferimento sia dei social che del servizio di consulenza cliccando qui sotto nel box informazione. E ora passiamo al video della settimana. Business. Alright, eccoci qua con un nuovo video. Oggi vado a rispondere a diversi di voi che mi hanno posto la stessa domanda che ho trattato in diversi video che vi linkerò qui sotto nel box informazione. Però siccome continuate a chiedermela, a girarci intorno, vuol dire che forse ci serve ancora un altro approfondimento. Allora, le domande sono due che riassorbirò, che riunirò in questo video. Ma l'universo mi giudica se io chiedo XYZ e l'universo può mettermi i bastoni fra le ruote se io chiedo XYZ. Cioè, regà, l'universo non vi giudica. Cioè, quello che voi chiamate universo, Dio, Spock, Yoda, Madre, Padre, tutti in uno, la luce, la fonte, come lo volete chiamare voi, XYZ, fiorellino bianco e blu, unicorno con i glitter, come volete chiamarlo voi, non vi giudica. Il maestro Gesù, e non solo, anche altri maestri ascesi, ma prendiamo in considerazione il Vangelo, il maestro Gesù ci si è sgolato fino praticamente poveraccio alla croce a dire che il Padre non giudica nessuno, il Padre non giudica. Stava lì a ripetere, non guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello quando tu c'hai la trave, non lanciare il sasso, sta buono, cocca la mano. Cioè, non faceva altro che dire questo. Il Padre non giudica, tant'è che sulla croce, quando il ladrone chiese perdono e chiese a Gesù di essere ammesso al regno dei cieli, Gesù gli disse sì, ok. Non è che se Gesù disse, allora, uno, fratello, ma te pare il momento, ti chiede queste cose? Cioè, dai, due. Ma con tutto quello che ha fatto, tutti i peccati che ha fatto, no, guarda, cioè, sta già una lista di cattivi, non rompe. Cioè, no, assolutamente. Quindi non c'è un'entità da nessuna parte che sta lì da mattina a sera a dire, con la lista buona e cattiva, a dire, tizio che ha chiesto? Tizio no, nella lista cattivi, ha chiesto una cosa che non doveva chiedere. E, che ha chiesto tizia? Ma non si tizia, vergognati, lista cattivi. Assolutamente, anche perché, torna a ripetere sempre il maestro, Gesù diceva, tutto è possibile per chi crede e potete manifestare, ottenere, avere, chiedere al Padre qualsiasi cosa. Non è che diceva, regà, potete chiedere solo questo e non questo. Oppure vi do una lista di quello che potete chiedere e poi vi do anche una lista di quello che non potete chiedere. Andate a pagina 750 che troverete la lista di quello che non potete chiedere. No, diceva, affermava che tutto è possibile per chi crede e che potete chiedere al Padre qualsiasi cosa, qualsiasi. Quindi ripeto, l'universo non giudica, non sta lì col ditino puntato da mattina a sera di non sta lì a compilare liste dei buoni e cattivi, guarda qui, non si vergogna, no, anche perché raga, Madonna di, stiamo qui da millenni, ne abbiamo fatte de cotte e crude. Ma se so davvero se fossero tu, cazzo, ma ci avrebbe fatto e vaffanculo, ci avrebbe spedito, davvero, come dice all'ardi là, ci avrebbe fatto ciao. Quindi non giudica. E perché non giudica? Per il semplice fatto che l'universo è dualismo, è contrasto, bianco e nero, bene e male, luce e buio, felicità e tristezza, dolore e gioia, potremmo andare all'infinito avanti. L'universo è dualismo, ha bisogno di conoscersi nel suo contrapposto.
da una parte, chiedevi proprio, regà, ma perché c'è sta l'uomo e la donna? Cioè, alla fine poteva crearsi soltanto, cioè, una tipologia, un genere. Perché? Perché c'è bisogno di conoscersi nel suo contrasto. Nel contrasto si crea l'uno, nel contrasto si crea l'uno, nel contrasto si crea l'uno. Nel contrasto si crea l'uno. Ok? Questo. Se io sono una luce, devo per forza essere nel buio per sapere che sono una luce, perché se sono mezza luce, luce su luce, non lo saprò. Le stelle hanno bisogno del buio per brillare. Famoso questo esempio semplice, semplice. L'universo ha bisogno di avere una contrapposizione, un suo opposto. Sperimento che cos'è il male e poi sperimento che cos'è il bene. Riesco a scindere fra le due cose, ma alla fin fine le due cose fanno parte della stessa moneta. Due facce, ma parte della stessa moneta. L'una non può esistere senza l'altra. L'una non può esistere senza l'altra, perché una moneta non può esistere senza due facce. Anche se la tagliassi a metà all'infinito, sempre due facce avrebbe. Che dici? Hanno capito? Cioè. Ok? Quindi quando mi dite l'universo mi giudica? No, 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 no. L'unico che vi giudica è il vostro ego. Siete voi stessi, siete voi che state sempre con così. Voi passate la vostra vita così, a giudicare voi stessi e gli altri, così. Questo. Finché siete schiavi del vostro ego, voi fate così. E così. Sto giudicando. Sono anche il giudicante. Sono il giudicato e sono il giudicante. Sono il giudicato e sono il giudicante. Fate questo. Fate questo. E lo fate da generazione, da generazione, da schiatta, schiatta, da padre in figlio, tutti che si giudicano amorevolmente, yes. Così. Amorevolmente in realtà no, ma tutti che si giudicano da mattina a sera. Voi passate la vostra, se, cioè, se vi fermate un attimo a riflettere, voi passate la vostra giornata a giudicare. State camminando per strada, guardate quello, oddio, ma che cazzo indossa. State in ufficio, oddio, che rottura di coglioni che è quello, mamma mia quanto è pesante. State a mangiare una cosa, oh, che schifo, non sa cucinare. Passate la vostra vita, ah, quanto vorrei essere, ma non c'ho una lira e sono una fallita. Passate la vostra vita a fare questo, a fare questo, perché il vostro ego... la vostra parte terrena è questa. Quindi quando volete qualche cosa, il vostro ego viene lì e fa il Dio, non è Dio, fa il Dio giudicante. Che vuoi, fratello caro, sorella cara, che vuoi? Questo? No, no. In più, la società perpetua che è il male, vuoi soldi, è il male, vuoi questo, vuoi il male, vuoi una vita agiata, vuoi il male, vuoi il meglio per te, è male, 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 male. Eppure il mondo è esploso, i ricchi sono esplosi, cioè nel corso dei millenni è sempre stato così, cioè veramente. Non è mai sceso nessuno a darci una schicca di vaffanculo, basta, mi sono rotto i coglioni di vedervi qui, che state la mattina a sera a rovinare a destra e manca tutto. No, perché non giudica, non giudica, non giudica. Alright? Quindi, per rispondere a questa domanda, avete mai capito? Anche i mattoni hanno capito, raga, come si... Alla fine l'ho capito anch'io, perché anch'io ero come voi, anch'io pensavo... Quanto vorrei avere dei soldi, avere una sicurezza economica, avere i soldi e poter pagare le bollette. Il mio ego era tipo: il soldo è il male, il soldo rovina, i ricchi sono il male. Tutte ste stronzatone che mi avevano infarcito, parenti, amici, società, il denaro. Eppure i ricchi facevano sempre la bella vita, venivano strafulminati. Non è che sono diventato ricco, fulminato. No, assolutamente. Quindi. Cioè, quindi, regà, per chiudere questo piccolo video, no, l'universo non vi giudica, non sta lì da mattina a sera col dito puntato, non sta lì qua a lista dei buoni e cattivi, non vi blocca, non si mette a dire, ha chiesto tizia? No, 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 non lo fa, non lo fa. Torno a ripetere, cioè, quando desiderate qualcosa, voi non credo che desiderate il male di un'altra persona, non credo che desiderate voglio scoltellare quella persona, voglio scoltellare, voglio che l'universo scoltelli quella persona, voglio che gli accada, anche perché questi sono desideri che partono dal vostro ego, dal vostro basso. E cosa succede quando mettete in cammino, in circolo queste cose? Siccome questo è un universo a circuito chiuso, ciò che esce rientra, a processione da dove esce rientra, quindi in questa vita...
o nella prossima sarete Sdeng, ma sarete perché esiste la legge di causa-effetto che appartiene a ogni singola persona. Non è che c'è un signore con la barba a dire hai fatto questo. No, no, è qualcosa che vi segnate a matrice dentro di voi, cioè capite con cui dovrete avere a che fare poi in questa vita o nella prossima. Cioè, capite, quando poi andrete di là e farete la revisione, finito qui, andrete oltre il velo e farete la revisione, dovrete mettere in mezzo tutto questo, dovrete mettere in mezzo. Anche tutto questo dovrete mettere in mezzo. Insomma, però l'universo non bolla, non bolla, non giudica, esperienza, esperienza, e non vi sta a giudicare. Quindi, no, non vi giudica e no, non vi blocca. Siete solo voi attraverso il vostro ego. È il vostro ego che vi mette i dubbi, vi mette i limiti, vi dice questo sì e questo no. È il vostro ego. È il vostro ego, perché alla fine. Torno a ripetere, non credo che state a chiedere il male di qualcuno, state a chiedere qualcosa per voi stessi o per qualcun altro, che ne so, desidero tizio perché appunto voglio dargli il mio amore, voglio amarlo e così via, punto e basta, non è che gli state a dire desidero tizio perché voglio scortellare, no. Quindi sono desideri che partono dal vostro spirito, che partono, desideri buoni, positivi, desidero dei soldi perché che ne so, desidero stare bene per me stessa, quindi se sto bene, alla fine riesco a star far bene anche agli altri, perché se sto ok, anche agli altri, che ne so. Quando io desideravo avere una agiatezza economica migliore che mi permettesse di pagare i debiti e cose così, io lo dicevo non solo per me stessa, ma anche per gli altri, perché avevo contratto dei debiti con altre persone, perché amavo molto fare i regali alle altre persone. Quindi era una cosa che avrebbe beneficiato a me e anche agli altri avrebbe beneficiato. Avrebbe beneficiato a me e anche agli altri. Cioè, capite, raga, quello che voglio dire, questo. Qualsiasi cosa chiedete. Ma vi sentite da dire, è il vostro ego che non sa che inventasse per bloccarvi, per tenervi con le ganasce dove siete. Punto e basta. Non c'è mai stato nessuno che stava lì così. Non c'è mai stato nessuno. Questo è quello che vi ha fatto credere. Il vostro ego, che vi fa credere il vostro ego. Gesù non ha mai parlato di Dio vi sta giudicando. Non ha mai parlato di questo. Ok? Ci andiamo a fare questo piccolo video perché, appunto, tornate sotto a dirmi: ma io posso chiedere qualsiasi cosa? Sì, potete chiedere qualsiasi cosa. Potete chiedere qualsiasi cosa, regà. Non c'è un limite. Non c'è un limite. Potete chiedere qualsiasi cosa. Non c'è un limite a quello che potete chiedere. E poi, se avete dei dubbi atroci, guardatevi intorno a persone che già lo hanno e non sono fulminate. Se avete dei dubbi, ma posso chiedere, guardatevi intorno. Ci sono persone che già hanno quello che state chiedendo, che sia una persona, un evento, una circostanza, un oggetto, e non stanno fulminati. Non è che appena hanno chiesto o hanno ottenuto e manifestato, puff, cioè dalla faccia dalla terra. Assolutamente no. Ma è normale che se state con questo credo, cosa accadrà? Che non lo manifesterete, o se lo manifesterete, vi si ritorcerà contro. Vi si ritorcerà contro. Appieno. Non sapete i clienti che ho, che vengono da me, che hanno manifestato ciò che desideravano, esempio in amore, e poi perché hanno creduto di non meritarselo, che era sbagliato, che forse era troppa felicità o tutte queste stronzate qua, si sono autosabotati. Autosabotati. Il loro ego ha fatto sì che esplodesse tutto, che dalla felicità sono passati alla disperazione. L'ego è infame. Infame, ecco perché è importante la disciplina mentale che insegno in questo canale. E qui lo dico e qui mi fermo, perché ho detto già anche troppo su questo argomento, regà. Non mi giudica nessuno, basta, 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 cioè sta lì con le dita puntate verso il prossimo, verso voi stessi, siete veramente crudeli, 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 crudeli. Crudeli con voi stessi, crudeli con gli altri, siete crudeli, crudeli. Veramente, basta, 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 basta di dare retta al vostro ego. Salvatevi. È l'unica via d'uscita, salvatevi, salvatevi. Non date ascolto a quelli che vi dicono no, è un peccato, ma vaffanculo. No, non è un peccato. Peccato che cosa? Che cosa? Peccato perché voglio una vita agiata, peccato perché voglio amore da amore. Ma che cazzo stai a dire? Ma peccato te che ho? Ma peccato te che porca puttana. A me queste cose mi mandano veramente fuori dalla grazia di Dio. Peccato di che? Peccato perché? Peccato
perché voglio una vita migliore per me, per i miei cari, o voglio comunque sia amare, essere amata. Ma che peccato è? Quale cazzo di peccato è? No, quello è il vostro ego. Ok? Nessuno va mai giudicato. Nessuno, se non voi stessi. Pace amore ed energia.